Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube con un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Come potete vedere ci sono un po' di novità e a prescindere dai banner che vedete, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale che non è monetizzato, quindi io non ci guadagno niente, ma mi aiutate, diciamo, mi date un po' di soddisfazione e soprattutto, come potete vedere alla vostra destra, insomma, dallo schermo, c'è un nuovo logo. Trade it calm and make money è un po', diciamo, quello che cerco sempre di dire, no? Di trasmettere come messaggio. Ho deciso di fare questo nuovo logo e adesso sto cercando di capire se mettere magari in pista anche una della gadgettistica, che vi ricordate avevo già cercato di proporre un po' di tempo fa, poi il progetto si era un po' fermato. Adesso stiamo riprogettando un nuovo logo. Questo potrebbe essere una bozza, poi ce ne potrebbero essere degli altri, vedremo un po' come andrà a finire. Nel frattempo, cosa sta succedendo sui mercati? Mercati molto molto incerti, in qualche modo imprevedibili, sotto scacco dall'inflazione che continua a preoccupare e preoccupa anche ovviamente la pandemia, ma malgrado questo i mercati azionari continuano a essere quantomeno abbastanza euforici, anche se ieri tutto sommato c'è stata una giornata leggerissimamente negativa, tranne per il Nasdaq che è chiuso più o meno sulla parità. La notizia del giorno sono i dati di Nvidia che ha rilasciato gli utili proprio ieri in serata insieme a Cisco, tra l'altro. Nvidia che ha battuto le aspettative, polverizzandole, diciamo, beh, non di tanto, ma di un più 5-6%, comunque davvero numeri enormi. Nvidia che in pre-market in questo momento fa il più 5% e quindi andremo a vedere subito il grafico. Un po' di movimenti sulle criptovalute, c'è Bitcoin che si assesta, sembra che fa fatica, è tornato di nuovo sotto i 60K, c'è gente preoccupata, non c'è nulla di cui preoccuparsi, è normale assestamento, siamo a metà novembre e come vi ho già detto più volte, dal mio punto di vista abbiamo ancora spazio per un rally. Rally che si aspetta anche sul mercato azionario, il famoso rally natalizio, no? Che partirà molto probabilmente anche con l'ultima settimana di novembre, potrebbe partire con l'ultima settimana di novembre, quando c'è in America c'è il giorno del ringraziamento, si festeggia il Black Friday, insomma tutte queste cose qui, e da lì ad andare avanti, diciamo, tendenzialmente nel mese di dicembre il mercato azionario tende a essere abbastanza euforico. Staremo a vedere un po' se quest'anno sarà altrettanto euforico oppure no. Detto questo, andiamo subito a vedere con i grafici quello che sta succedendo e cosa sta succedendo. Innanzitutto, questa è Nvidia, la andiamo subito a vedere perché Nvidia ieri ha chiuso con meno 3%, 2,92, ma veniva da dei massimi molto interessanti a 3,21. Oggi sta facendo il più 5%, qui il pre-market non è ancora aggiornato, ma quello che ci interessa vedere sono i numeri. Guardate qua, gli utili aumentati da 1,11 a 1,17, quindi più 5,69%, i ricavi aumentati da 6,82 billions dollari a 7,10 billions dollari, 103 billion dollari, quindi il più 4%, cioè davvero tanta tanta roba. Ovviamente, come ben sapete, Nvidia è leader nel mercato mondiale per la produzione di chip per schede grafiche e schede grafiche soprattutto. Chip in questo momento sono molto molto ambiti, sono molto richiesti. Una scheda madre che guardavo un po' di tempo fa è arrivata a prezzi davvero, una scheda video, scusate, di Nvidia, è arrivata a prezzi davvero incredibili. La stessa scheda mi ricordo di averla vista un anno fa circa quasi alla metà del prezzo, adesso siamo davvero a livelli pazzeschi. Ovviamente in tutto questo c'è lo shortage di microprocessori che impazza sul mercato e quindi sapete anche qui che io ho una certa strategia su questo, su tutto il mercato dei semiconduttori con AMD, con STM, con BESI, AMLM, cioè sono tutte aziende che in qualche modo sono allacciate alla produzione di microprocessori che possono ovviamente beneficiare di questo shortage. Detto questo, andiamo a vedere un pochino i mercati. Allora, innanzitutto guardiamo il Nasdaq. Nasdaq che arriva da un punto di vista tecnico su livelli molto interessanti. Guardate, oggi siamo in pre-market, segna un più 0,33%, ieri è stato praticamente piatto.
E guardate che torna oggi, potrebbe tornare a sfidare questi massimi storici a 16.457, siamo ora a 16.379 e quindi potrebbe stabilire di nuovo un doppio massimo. Qui vedete che c'è quest'area di attenzione che vi avevo segnalato come possibile area di target, no? Per questa risalita del Nasdaq, che effettivamente, come potete vedere, è stata sfiorata, insomma ci è andato vicinissimo, dopodiché c'è stata una piccola flessione, davvero pochissima roba, questa non la potremmo chiamare neanche flessione perché siamo ancora in un trend enormemente rialzista, al di là delle medie veloci, quelle a 21 periodi, ma se andiamo a guardare la media a 200 periodi, davvero ragazzi, qui siamo, magari mettiamo il log, mettiamo il grafico logaritmo, guardate qui come siamo davvero ancora in una fase estremamente rialzista, pur con queste flessioni di marzo 2021. L'ultima flessione, o la enorme, quella più grande, è stata quella del Covid. Ricordate, ce l'abbiamo avuta qui, che è andata a rompere la media 200 periodi, ma finché restiamo, insomma, da un punto di vista del grafico giornaliero, sopra la media 200 periodi e siamo sopra la media 50 periodi, che continuano ad essere belle distanti tra l'altro tra loro, qui ancora siamo davvero in un fortissimo trend rialzista. Quindi sarà molto interessante vedere un po' quello che succederà qua oggi, proprio sul Nasdaq. Allora, andiamo a vedere un po' anche qualche altro indice. Andiamo a vedere per esempio l'S&P 500. Anche qui l'S&P 500 è arrivato a toccare, guardate qua, l'area che vi avevo segnalato alcune settimane fa, area di attenzione come possibile target. Guardate qua, ci è arrivato proprio qui, l'ha sfiorata, è tornata sotto di poche, e adesso vedete sta cercando di riguadagnare un po' i massimi. Anche qui diciamo che quest'area, dal mio punto di vista, è già un traguardo estremamente sfidante, estremamente interessante, però c'è da dire che potrebbe esserci ancora spinta, ancora un po' di euforia, anche se davvero dopo tutto questo questa salita sarebbe un po' fisiologico, un po' normale attendersi anche degli stormi, no? Non si può salire all'infinito, questo lo sappiamo bene e lo sanno ovviamente anche le aziende che continuano comunque a pompare i prezzi delle azioni con dei buyback pesanti, perché più riescono a tenere il prezzo delle azioni alto, ovviamente più i dividendi aumentano e più loro in qualche modo cercano di mantenere appetibili ovviamente i loro pacchetti azionari. Tutto questo ovviamente è un cane che si morde la coda, no? Perché è un ciclo vizioso, perché tu non puoi continuare a fare buyback all'infinito. Staremo a vedere quello che succederà comunque nel corso delle settimane. Detto questo, oggi Europa abbastanza piatta, FTSE MIB, vedete sulla parità, il DAX più 0,13, UK meno 0,19, preoccupa su UK l'andamento dell'inflazione che è cresciuta tantissimo, i dati che sono usciti ieri sono davvero poco confortanti, è cresciuta molto di più rispetto all'Europa stessa. Europa che ieri ha rilasciato i prezzi sui indici dei prezzi al consumo, che sono rimasti stabili rispetto al mese precedente, ma stabili anche su proiezione annua, quindi tutto sommato diciamo l'Europa se la sta cavando un po' meglio rispetto agli altri. Francia più 0,19%, oggi la Cina, guardate qua, meno 0,99 CSI 300, meno 0,69 Hang Seng, scusate, China 50, meno 1,25 Hang Seng. Cosa è successo? Sofferenza per il mercato tecnologico cinese per quanto riguarda questa notte, e quindi cosa è successo in pratica? Sono usciti i dati di Baidu che non sono stati affatto diciamo soddisfacenti. Baidu ha perso il 7% e Alibaba ha perso il 4%. Alibaba continua con una certa costanza, diciamo, a scendere, a non riconsolidarsi. Baidu non è altro che il Google cinese, diciamo, tanto per chi non lo conoscesse, e Alibaba è l'Amazon cinese, tanto per renderci un po', per fare giusto, diciamo, un po' di un po' ricordare un po' di cosa stiamo parlando. Quindi, sul fronte cinese, sul fronte asiatico, diciamo, le cose non sono affatto serene. In tutto questo ovviamente c'è sempre Evergrande che minaccia la stabilità economica del dragone, e quindi anche lì è tanta tanta paura e tanta tanta ancora incertezza. Per
Ieri, anzi ieri o l'altro ieri, se non ricordo male, ci sono stati gli incontri tra Biden e Xi, incontri virtuali, incontri abbastanza freddi. Hanno cercato di mettersi d'accordo su qualcosa per quanto riguarda gli scambi commerciali, di essere un pochino più morbidi nel rilascio dei visti, soprattutto quelli legati un po' ai diplomatici, ma forte, forte scontro su Taiwan. E altre, diciamo, e altre cose, quali l'ambiente e quant'altro. Insomma, anche questa dell'ambiente sta diventando davvero una cosa preoccupante. Qui nessuno decide niente. Dal mio punto di vista, il COP26 è stato un fallimento, non è stato neanche qualcosa di paragonabile a un qualcosa di positivo. Cioè, è stato veramente qualcosa di ridicolo. Ok, detto questo, China 50, qui occhio, guardate, c'è questo supporto, vedete qui a 14.499, quindi 14.500, che è già stato toccato 3 volte, poi il prezzo è rimbalzato, l'indice è rimbalzato, il China 50 è l'indice che raccoglie le 50 maggiori aziende cinesi a più grande capitalizzazione. Ha rimbalzato un pochino, poi è tornato su, ma vedete che siamo ancora su questi supporti. Stiamo ruotando intorno a questo supporto abbastanza forte, ma che vi ho segnalato nei mesi scorsi come supporto molto pericoloso, perché è stato violato più volte e più volte, diciamo, ci è tornato sopra e per il momento sembra reggere. L'ultimo supporto forte è questo qua, 13.400, davvero se si dovesse scendere qui, arrivare a questi livelli, per la Cina si tornerebbe indietro di un pochino, di un bel po', diciamo, ad un certo punto di crescita economica. Quindi dopo Nvidia, che oggi aspettiamo con fiducia sul mercato azionario, andiamo a vedere un pochino come sono comportati gli altri, diciamo, concorrenti, tra virgolette. Apple, che ieri ha fatto un bellissimo guadagno, più 1,65%, tornando a 153. Apple ha recuperato benissimo dopo alcune, diciamo, discese dovute proprio dall'inizio di settembre. Amazon 3,549. Su Amazon ve l'avevo detto di non essere troppo frettolosi nello svendere le azioni, di aspettare. Vedete che Amazon in effetti sta recuperando, e sta recuperando abbastanza bene. Facebook 3,40, ieri ha consolidato un pochino, è rimasta dopo essere scesa tantissimo, quindi aver trovato il supporto sulla media 200 periodi, si sta consolidando sopra la media 50 periodi. Microsoft praticamente è rimasta invariata, sempre su nuovi massimi, sempre su grandi livelli Microsoft. Intel, che con i dati anche di continua a soffrire, soffre tantissimo, malgrado i dati siano stati positivi per quanto riguarda gli utili, ma non quelli dei ricavi. Quello che andiamo a vederci adesso, andiamo a vederci Cisco, perché Cisco davvero sta soffrendo un pochino più di quello che onestamente mi aspettavo. L'azienda, che tra l'altro a me piace molto, e guardate qua che pre-market che sta facendo, 53,25. Ieri ha fatto uscire i dati che tutto sommato non erano così malvagi, gli utili erano leggermente diciamo superiori alle stime, ma i ricavi sono stati praticamente in linea, perché non c'è stato molto, sono stato praticamente in linea, ma il mercato comunque probabilmente dopo aver letto le notizie sulla guidance non se la sente di premiare. Infatti guardate qua, pre-market a 53.000, magari 53 dollari, scusate, supporto proprio sulla media 200 periodi e supporto proprio su questa struttura. Vedete anche che tra l'altro è proprio evidenziato da questo cluster di volumi qua, vedete questo cluster di volumi estremamente forte. Quindi Cisco, un supporto sui 53 dollari davvero interessante, potrebbe essere, perché no, un buon punto di ingresso, sempre in ottica di lungo termine. Questa è un'azienda che va trattata e va vista sempre in ottica di lungo termine, non è un'azienda da tenere per operazioni di breve, perché è un'azienda che si muove con una certa, piano piano, insomma, senza troppi scossoni. Allora, trade calm.
And make money. Allora, quello che vi stavo dicendo, cosa abbiamo fatto qui? Natural gas. Allora, perché stiamo tornando sul natural gas? Innanzitutto è interessante vedere quello che è successo ieri. Ieri ha fatto il natural gas un meno 5%. Meno 5% tornando su vicinissimo a questo supporto dei 4,80, ma vedete che è andato a sfiorare di nuovo i 4,90 e dopodiché è ricominciato a salire. Qui sto applicando delle nuove strategie. Ieri siamo andati a prenderci, ieri no, scusate, l'altro ieri siamo andati a prenderci un bellissimo guadagno, un bellissimo gain con i miei copiatori di eToro con un più 48%, andando a fare un'operazione davvero interessante proprio qua. Qui siamo entrati, guardate, ve lo faccio vedere, questo ve lo faccio vedere, vediamo un po' come ve la posso mostrare, era qui dentro, sì, è posizione long, eccola qua. Qui siamo entrati esattamente proprio su questo livello qua, più o meno a 4,90, eccolo qua, e siamo andati a chiuderci la posizione un pochino qui, proprio su questi livelli qua, non ci siamo arrivati a 5,36, sì, a 5,37, perché siamo arrivati esattamente a qui, a 5,44, ho visto il picco e ho detto qua è meglio andarci cauti. Allora, questo è, come potete vedere, un rapporto rendimento 2,73%, davvero interessante perché tra l'altro qui siamo entrati in leva abbastanza pesante perché l'operazione era di breve termine e che ci siamo portati a casa un 48%, quindi è stata un'operazione davvero davvero bellissima. Allora, perché vi dico, questa tra l'altro, questa strategia qua non ha segreti, cioè, la trovate nel mio canale YouTube, la trovate nei video how to dei vari tutorial. Questa è la strategia tricolore, vi ho già spiegato come funziona, come la potete interpretare, poi ognuno la interpreta un po' come vuole. Dicevo, perché è interessante in questo momento il gas? Perché è estremamente volatile, si muove a velocità enormi, è velocità enormi, più 5, meno 5%, cioè vedete, ci sta facendo. Già oggi siamo, guardate, questa mattina con il mercato americano ancora fermo, siamo a più 1,12%, vedete che è rimbalzato qui, proprio qui su questi livelli qua, 4,88. Adesso stavo cercando di ridurre un attimino i volumi, togliamo questi magari se riusciamo. Ok, perfetto, così almeno diventa più leggibile. E vedete che siamo su questi livelli qua, vedete, siamo a 5, è rimbalzato proprio qui, è andato a un po', vedete, questo è nel bando di Bollinger, no? Che ci fanno vedere il rapporto volumi prezzo, e vedete che sono proprio arrivati su questi livelli qua, 487, 488, dove io mi sono messo questi allarmi, queste soglie di attenzione, su cui il prezzo ha già rimbalzato 3 volte ed adesso sto tornando indietro. Oggi usciranno i dati sul natural gas, usciranno i dati delle scorte di magazzino americano e dovremo passare dai 7 milioni di barili di piedi 7 milioni di piedi cubi, perché sono quelli che poi vengono misurati nello storage, ha una previsione di storage di 20, mi sembra, 20, 21, adesso non ricordo, ce l'avevo segnato da qualche parte, lo storage è 25 addirittura, siamo a 25, quindi allora, attese abbastanza alte per quanto riguarda lo storage americano. Allora, una mancanza ovviamente di quel traguardo, mancare quel traguardo significherebbe ovviamente dare un'ulteriore spinta al prezzo. C'è da dire però che non c'è solo quello, non basta solo quello perché innanzitutto c'è da considerare i consumi interni degli Stati Uniti, consumi che per questa settimana sembrano ancora abbastanza bassi perché le condizioni meteo non sono affatto invernali, sono abbastanza tranquille, per cui si prevede un consumo piuttosto basso. E poi c'è tutta la questione resto mondiale, no? La questione europea con le varie diatribe tra UE, Bielorussia e la Russia che spinge per mandare più, anzi, ha già iniziato a rifornire, diciamo, i depositi europei di gas. Quindi, diciamo, c'è molta speculazione, però intorno a questa speculazione vedete che ci sono movimenti molto molto forti, meno 5, più 5, meno 5. Adesso non so se oggi farà di nuovo più 5, ma vedete che io comunque qua mi sono piazzato, diciamo,
degli alert, quindi molta attenzione sul gas. Attenzione anche sul grano che abbiamo tradato, abbiamo chiuso l'altro giorno proprio in corrispondenza anche del trade del gas con un più 26%, se non ricordo male, sempre con i copiatori di Ettore. Siamo andati a target, vi siamo andati a sfiorare questo target qua, vedete che io avevo ipotizzato come target di medio termine, in realtà ci è arrivato molto velocemente e siamo ancora al rialzo, più 0,81%. Sul grano ve l'ho già fatto vedere la mia ipotesi, la mia idea è che continui ad essere rialzista. Adesso, entrare su questi livelli è pericoloso, perché siamo davvero molto molto alti già, ma io un'ipotesi che il grano possa arrivare molto più in alto il prossimo anno, addirittura oltre i 900, per me è un'ipotesi abbastanza valida, quindi fate molta molta attenzione, occhio che il grano è un'altra materia prima che si muove in maniera molto volatile, molto velocemente. Non si muove altrettanto velocemente ma oddio, ma neanche tanto poco il copper, quindi andiamo il rame che ieri aveva fatto una discesa bruttina andandosi a posizionare sotto la media a 200 periodi per la prima volta dopo tanto tanto tempo davvero. E qui adesso bisogna capire un po' che tipo di strada potrà fare il rame, perché sul rame la mia ipotesi è che sia ancora rialzista, però diciamo, vedete che negli ultimi mesi si è davvero placato, diciamo, la spinta rialzista del rame. Questo, adesso bisognerà capire un po' quello che succederà con le richieste di rame per i prossimi mesi. Consolida l'oro, consolida 1,865, vedete si porta in maniera abbastanza prepotente sopra questa resistenza degli 1,830 che adesso diventerà un bellissimo supporto. E quindi cosa facciamo? Noi lo andiamo a disegnare come tale, eccolo qua, e lo riempiamo di verde perché da resistenza adesso si è trasformato in supporto. Bitcoin, allora, Bitcoin male male, cioè male male, oddio, siamo sempre a 59.000 ragazzi, siamo a 59.500, male male, beh no, allora innanzitutto abbiamo già parlato di Taproot, ci ho fatto un video a parte che andatevelo a vedere, abbiamo parlato diciamo di questa carota di Bitcoin, siamo intorno ai 60.000, siamo sempre su quest'area qua, vedete che sta consolidando, sì, sta un pochino scendendo, non sta facendo quei numeri che insomma ci si aspetta, ma io sono resto fiducioso e ripeto, anche con diciamo questo upgrade davvero per il futuro di Bitcoin potrebbero cambiare un po' di cose, diventare più competitivo rispetto alla stessa Ethereum tra l'altro, e quindi saremo un pochino a vedere che cosa succederà. Ethereum che vedete anche qui dopo aver toccato i massimi a 4,8 sta un pochino scendendo, ma resta sempre in un trend estremamente positivo, estremamente rialzista tra l'altro. Qui tra l'altro se guardiamo un po' questo movimento qua, vedete che tra qui e qui probabilmente c'è anche una certa simmetria. Vediamo un pochino se andiamo a misurare qua, abbiamo questa distanza qua e abbiamo questa, vedete? Ecco, sono perfettamente uguali, questo è un bellissimo partner. A, B, C, D. Adesso qui potremo attenderci una discesa per quanto riguarda Ethereum, magari. Vediamo se proprio speculare, forse no, però insomma potrebbe essere, guardate, potrebbe tornare benissimo su questi livelli di allerta che mi sono posto, 3,5, questo sarebbe interessante per Ethereum, potrebbe essere davvero un punto di ingresso interessante se tornasse su questi livelli qua. Staremo a vedere, per il momento diciamo che sta appoggiandosi sulla media 50 periodi, quindi diciamo Ethereum si continua a muovere in maniera abbastanza veloce e molto più volatile di Bitcoin. Sul resto le altcoin sono tutte oggi abbastanza incerte, non c'è molto movimento, ADA torna sopra i 2 dollari, c'è movimento intorno a Mana e al suo progetto, quindi di Mana decentralizzato, no? Decentraland, come si chiama il progetto, e più 5% è una delle poche, anzi forse è l'unica criptovaluta o altcoin, come volete chiamarla, che si sta muovendo in questo momento.
Quindi, Mana, molto interessante il progetto che impatterà anche il metaverso o i metaversi di Facebook, così come li vogliamo chiamare. Ne abbiamo già parlato di Mana e anche andatevi a vedere qualche altro video che ho fatto qualche giorno fa. E quindi è l'unica, al momento l'unica cripto che si sta muovendo in, diciamo, in territorio positivo. Bene, per il momento è tutto, spero che questo video vi sia stato utile. Se ci sono come sempre domande o dubbi, chiedete sempre. Vi ricordo di andare a iscrivervi al canale YouTube e se volete seguirmi su eToro o qualunque altra cosa, sotto trovate i link per iscrivervi a eToro, per copiarmi e andate a vedere. Se avete domande o curiosità, come sempre, io rispondo a tutti. Ci vediamo alla prossima, stay tuned, finger crossed e ciao a tutti.